sono la maestra Elisa e vi sto portando a fare un viaggio virtuale all'interno della scuola primaria di Beregazzo Configliaro. Allora, se noi partiamo dal parcheggio che si trova proprio sulla strada, possiamo salire lungo questo percorso e ad arrivare proprio all'ingresso principale della scuola. Attorno alla struttura vi è un lungo camminatoio di cemento per il quale è possibile percorrere tutta la scuola nel suo perimetro. È circondata inoltre da parecchi prati, parecchi spazi aperti dove tanti insegnanti svolgono anche lezioni aperte e dove vengono comunque effettuati sia l'intervallo della mattinata che l'intervallo del dopo mensa. Oltre al retro c'è questa parte invece frontale dove abbiamo dei campetti e dove abbiamo altri spazi verdi, in cui i bambini possono, oltre che fare l'intervallo, anche fare attività motoria all'aperto. Appena giunti all'ingresso, arriviamo nella zona dell'atrio, una zona molto ampia dove spesso vengono fatti dei lavori comunitari, con tutte le classi della scuola. Se noi ci voltiamo, vediamo l'atrio, andando verso destra, andiamo verso le classi che in questo momento stanno lavorando. E ci dirigiamo verso la classe terza per spiare un pochino cosa stanno facendo. Allora, stiamo facendo il mondo, il disegno del mondo come ce lo immaginiamo prima che fosse così, prima che arrivasse l'uomo. Benissimo, stanno facendo storia. Sì, esatto, per fare anche delle cose di segno. Sì, vediamo. Maestra, dimmi tu. Sì. Come immaginiamo il mondo prima che arrivasse l'uomo? Allora, oggi facciamo un lavoro sulla simmetria, un lavoro che abbiamo già visto la volta scorsa, ma come al solito iniziamo da cose semplici per fare cose sempre più difficili. Ok? Allora, il lavoro che vi propongo oggi è un lavoro che è praticamente doppio, nel senso che la prima parte è stata fatta. La seconda è da completare e poi qua vedete che c'è questa linea. L'avevamo fatto l'altra volta per vedere se effettivamente era esatto il lavoro che stavamo facendo. Alza la voce, eh? Dai. Avevamo fatto che avevamo disegnato una pera, poi eravamo. Ma dove l'avevi messa per poter vedere che se proprio eravamo riusciti a sovrapporre tutti? Ok, allora faremo la stessa cosa oggi. Procedendo in avanti verso destra, nell'ala di destra, andiamo a trovare le altre classi. Ecco, per esempio, questa è una delle attività comuni che abbiamo fatto inizio anno. I bambini rientrati dalle vacanze hanno creato il loro albero dei sogni. Ogni bambino di ogni classe su un fogliettino ha scritto i propri desideri, i propri sogni per il futuro. Quindi procedendo nell'ala andiamo verso le classi seconde e andiamo a spiare qualche lavoro. Guardiamo un attimo anche lo spagnolo del nostro vocabolario multilingue delle regole anti-Covid, del nostro progetto eTwinning. Abbiamo i vostri disegni, la regola 1. Stavamo riflettendo sulle lingue, prima abbiamo visto altre lingue, con lo spagnolo vediamo che alcune parole si capiscono, vero? Questa parola qui, per esempio, cos'è? Andando all'ingresso, poi procedendo verso sinistra, si va nell'ala di altre classi, delle prime e delle quinte, e come possiamo vedere, spesso anche i lavori dei bambini vengono esposti per poter essere visionati anche da tutti i loro compagni.
l'ingresso andando verso l'ala di sinistra e invece ci dirigiamo verso la mensa. Nella mensa i bambini mangiano 3 volte alla settimana, il lunedì, il martedì e il giovedì, in 2 turni. Il primo turno prima pranza e poi esce a giocare, e viceversa invece per quanto riguarda il secondo turno. Se noi usciamo dall'aula mensa, ci dirigiamo verso invece la palestra. Come vedrete, la nostra palestra è una palestra molto grande, molto ampia. Oltre ad avere un grande spazio, abbiamo anche parecchi strumenti e parecchia attrezzatura proprio per poter svolgere al meglio l'attività motoria.